Trappa Bertagnolli. Se pensavate che fosse giunto il momento di mettere le scarpe in soffitta per rispolverarle in primavera, beh, vi sbagliavate di grosso. Domenica a Sondalo, tutti pronti per la terza edizione del Cross de Pradella, la campestre organizzata dall'Atletica Alta Valtellina e valida come prova provinciale di corsa campestre. Come lo scorso anno, sui prati adiacenti il centro sportivo di Sondalo sono attesi atleti provenienti da tutte le società sportive di Valtellina e Valchiavenna, dai giovanissimi ai più esperti master. Una domenica di sport con e per tutti. Ad aprire le danze saranno le categorie giovanili, con gli esordienti B e C, che copriranno la distanza di 400 metri. A seguire gli esordienti A, che saranno invece chiamati a compiere la distanza di 800 metri. Poi spazio alle categorie superiori, dai ragazzi ai cadetti, dagli allievi agli junior, fino alla prova regina, quella riservata alla categoria senior e master, che sarà dovranno giocare sulla distanza di 6 km, fatto di strappi muscolari che mettono a dura prova le gambe degli atleti. Lo scorso anno ad avere la meglio erano stati Graziano Zugnoni e la promessa del CSI Morvegno Roberta Ciappini, che anche quest'anno sarà il nastro di partenza della prova sondalina, in grande spolvero dopo il 105° posto al cross di Levico Terme, valido come prova di selezione ai campionati europei di corsa campestre. Come nella precedente edizione, sarà sfida con un'altra promettente ragazza dell'atletica, Alessia Zecca, in ripresa dopo un periodo di stop. A conclusione delle prove, verranno premiati i primi 3 atleti di ogni categoria, ma anche le prime 5 società classificate che posteranno un primo tassello per la conquista del titolo provinciale. Per info ed iscrizioni consultare il sito atleticaaltavaltellina.it.